proporvi questa nail art che ho realizzato con i toni del blu e dell'azzurro, cercando di rappresentare delle bolle in un certo qual modo. Spero vi piaccia e vi mostro intanto il materiale che vi occorre. Vi servono dei dotter con punte di vario tipo. Poi uno smalto, questo è panna, ma è molto molto chiaro, lascia soltanto un alone sulle unghie. Uno blu, uno azzurro e infine uno bianco. Vi lascio il tutorial. La nail art è suddivisa in due parti, una French che è molto semplice da realizzare come vedete e poi dei particolari che ho fatto sul pollice e l'anulare. Mi sembrava pesante ripeterlo su tutte le unghie. Adesso vi mostro in contemporanea come le ho realizzate. Intanto prendo questo smalto da utilizzare come base per creare la French. Lo stendo su tutta l'unghia e aspetto che asciughi. Intanto con lo smalto blu mi creo la mia base per il pollice. Se occorre, date una seconda passata, io lo farò e poi aspettate che asciughi. Andiamo avanti con la French che realizzo sempre col blu. Iniziamo appoggiando il pennello da una parte. Non muovo il pennello, ma giro il dito in questo modo. Poi dall'altra parte poggio il pennello e giro il dito. Poi se ci sono delle piccolezze da aggiustare, piano piano senza rovinarla. Qui per esempio il colore è uscito fuori e al posto di farlo dopo con un cotone che magari può venire difficile, possiamo utilizzare un dotter con la punta così piccola per pulirlo senza nemmeno sporcarci le mani. Vi consiglio per non farli stretti di cominciare dal centro. E poi di farle due ai lati. In questo modo. E così già la French è ultimata. Molto semplice e veloce, la potete fare anche su tutte le unghie, con tutti i colori possibili e immaginabili. Molto carina anche e soprattutto per chi non riesce molto bene in queste cose, ma vuole ugualmente avere qualcosa di particolare sulle unghie. Adesso, sempre con l'azzurro,
andiamo a creare queste bolle sul pollice e utilizziamo questa volta un dotter con punta molto grande. Poi dovete essere bravi ad adattare il dotter, la punta del dotter, alla grandezza delle vostre unghie. E create dei puntini, create queste bolle un po' così, a casaccio, dove vi capita prima. Vi consiglio anche di bagnare spesso il dotter, in modo che lo smalto non si asciughi e tiri via anche quello che c'è sotto. Adesso pulisco io la parte superiore per non sporcarmi le mani. Dall'altra parte del dotter io ho la punta più piccola e con questa vado a creare questi altri puntini, come se fossero delle bolle in lontananza o più piccole. Utilizzo un dotter molto piccolo, vi faccio vedere la differenza con quello che ho utilizzato prima. Vado molto molto leggermente. Macchiare le bolle un po' così, sempre a caso. La semplicità di questa nail art è proprio il fatto che non bisogna essere precisi. Metteremo un po' la mano. Ecco fatto, così la nail art è completata, basterà soltanto aspettare che finisca di asciugare e passare come sempre una passata di smalto trasparente, e stando molto attenti soprattutto dove sul pollice e l'anulare perché i colori potrebbero sfumare via, quindi non metterne troppo nel pennello. Niente, spero vi piaccia e ci vediamo al prossimo tutorial. Ah, e ricordate di iscrivervi al canale.